Lo scenario è questo. Stai attento. L'Italia è uscita da poco dalla Seconda Guerra Mondiale. È un paese da ricostruire. I suoi cittadini devono decidere prima di tutto come vogliono essere governati. Possono scegliere tra due opzioni, monarchia o repubblica. Per questo viene istituito un referendum. Si voterà il 2 giugno 1946, una data che devi ricordare. Te la ripeto. 2 giugno 1946. È un evento storico per il nostro paese. Sono le prime elezioni a suffragio universale, ovvero per la prima volta in Italia votano le donne e hanno diritto al voto tutti i maggiorenni. I partiti di sinistra si schierano per la Repubblica, il Partito Liberale per la Monarchia, la Democrazia Cristiana lascia liberi i suoi elettori. La maggior parte di loro, però, voterà per la Monarchia. Devo anche dirti che la monarchia non godeva di buona fama. I Savoia, durante una fase cruciale della guerra, si erano comportati in modo, diciamo così, ambiguo. Erano andati nel sud liberato dagli americani quando l'Italia, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, era divisa in due e il nord era ancora occupato dai tedeschi, nostri ex alleati. Molti italiani, comunque, non condividevano le critiche ai Savoia ed erano rimasti monarchici, nonostante tutto. Certo, la Repubblica vince il referendum, ma non con un grande scarto, no. I voti di differenza alla fine erano 2 milioni circa. Per la precisione, la Repubblica ottiene 12.718.641 voti, la Monarchia 10.718.502. Il centro-nord aveva votato in blocco per la Repubblica, con l'importante eccezione di Roma, mentre il centro-sud aveva preferito la Monarchia. A Napoli, per esempio, la monarchia ottiene l'80% dei voti. Bene, l'Italia, diventata repubblicana, dopo il 2 giugno 1946, ricordatelo, 2 giugno 1946, si prepara ad approvare la sua nuova Costituzione ed entra in vigore il 1 gennaio 1948. Allora, il primo articolo della Costituzione recita: «L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Il resto, fatelo a cercare. Chiaro? E se non sono stato chiaro, ripassa da qui. Ripassa da noi.